La Federazione Medico Sportiva Italiana ha effettuato uno studio e una conference per effettuare le linee guida sulla terapia intraarticolare in medicina dello sport. Sono stati individuati esperti nazionali, tutti medici dello sport, ma anche di altre specialità nell'ambito della terapia infiltrativa, che hanno dato il loro contributo per elaborare una stesura che rappresenti una linea guida non solo per i medici dello sport, ma anche per tutte quelle figure professionali che si sono avvicinate e che praticano la terapia infiltrativa intraarticolare, ma anche periarticolare e anche muscolo-tendinea, in modo tale da poter avere una sicurezza procedurale e anche dal punto di vista medico-legale per coloro che lavorano nell'ambito di questo diciamo campo terapeutico. Noi sappiamo che vengono utilizzati tantissimi prodotti, ma dobbiamo considerare il soggetto sportivo un soggetto particolare rispetto alla persona normale che è portatore di patologia muscoloscheletrica articolare. Il soggetto sportivo è un soggetto che ha l'obbligo, tra virgolette, di ritornare alla competizione il prima possibile. Quindi noi abbiamo nel nostro armadio terapeutico tante opzioni da poter utilizzare, ma queste debbono essere utilizzate in tempi, in modi molto molto efficaci. Quindi noi innanzitutto facciamo terapia intraarticolare sotto guida ecografica. Quindi tutte le articolazioni, dalla spalla, il gomito, la mano, l'articolazione dell'anca, il ginocchio, la caviglia, le piccole articolazioni vengono studiate dai medici dello sport con la guida ecografica e dobbiamo inoculare all'interno dell'articolazione o a livello periarticolare muscolo tendineo prodotti che sono stati studiati e che di anno in anno possono avere addirittura delle revisioni. Noi partiamo dall'acido ialuronico, partiamo poi praticamente da cortisone che la WADA restringe l'uso fino a vietarne quindi la somministrazione, abbiamo il collagene, abbiamo i fattori di crescita, quindi abbiamo il PRP, tutte le cellule mesenchimali che attualmente sono proibite, e abbiamo però un campo aperto ancora soprattutto verso il collagene, soprattutto farmaci omotossicologici come l'arnica, ma soprattutto i polinucleotidi che sono in oggetto di studio e faranno parte della revisione delle linee guida internazionali in medicina dello sport che insieme al professore Alberto Migliore abbiamo già iniziato a redigere, quindi coinvolgendo 50 medici specialisti di terapia intraarticolare, soprattutto in medicina dello sport, dei 5 continenti. Quindi tutti i medici di tutto il mondo faranno parte in questo lavoro molto ambizioso della Federazione Medico Sportiva Italiana, che rappresenta una revisione e un aggiornamento delle linee guida nazionali già pubblicate 2 anni fa.